Ma guardi, la faccio brevissima. Io ho sentito che la Grazie. ricetta del futuro dell'Europa è quella della credibilità e della macchina tedesca. Noi è dal 2011 che seguiamo quella ricetta e quella ricetta ha provocato record di pressione fiscale, record di debito pubblico, record di povertà e record di disoccupazione. In una situazione come questa, dati alla mano, è logico ed è normale che l'Italia e gli altri stati chiedano alla Germania di cambiare versione, di cambiare status, perché in una situazione di questo tipo, dove si è data molto priorità alla solidarietà rispetto al mondo della finanza piuttosto che all'economia reale, dati alla mano di questa situazione ne ha tratto vantaggio solo ed esclusivamente l'economia reale tedesca. Guardate, io vorrei citare un dato. Per farla brevissima, noi abbiamo prestato i soldi alla Grecia emettendo titoli obbligazionari, buoni di Stato, al 4 e qualcosa per cento. La Grecia dovrebbe restituirceli al 3%, per cui se tutto va bene ci perdiamo l'1 e qualcosa per cento. La Germania ha fatto la stessa operazione emettendo titoli di Stato all'1% con la Grecia che gli restituisce al 3%. Ma di cosa stiamo parlando? Basterebbe prendere i dati dell'economia reale, guardarci in faccia e dire che una situazione del genere è assolutamente insostenibile.